mercato cinese non è un mercato uguale agli altri, è un mercato un po' particolare, sia psicologia da parte dell'interlocutore, sia sistema della distribuzione diverso, quindi credo che oggi abbiamo raggiunto un buon punto, è per questo che abbiamo presentato qui a Milano questo evento feristico del prossimo novembre. Le aziende italiane sono, secondo me, le migliori che esistano al mondo. Poi, perché abbiamo un Salone del Mobile, che è l'eccellenza di un evento feristico numero uno nell'ambito mondiale, quindi tutti questi fattori mi portano a dire che siamo pronti per affrontare questo mercato della Cina in maniera professionale, con delle aziende che hanno il prodotto adatto per questo mercato. Il Salone del Mobile ha deciso di sbarcare per la prima volta nella sua storia a Shanghai dal 19 al 21 di novembre del 2016. Abbiamo scelto di andare in Cina per andare a catturare l'attenzione di quegli operatori cinesi che non vengono ancora a visitare il Salone del Mobile a Milano. La location sarà nel cuore della città di Shanghai, all'interno dello Shanghai Exhibition Center, che è il centro fieristico più prestigioso e storico all'interno della città di Shanghai, dove noi faremo una manifestazione fieristica a invito, destinata a 60 aziende che sono come un distillato dell'eccellenza della produzione italiana dentro Salone del Mobile, e sarà a invito anche il pubblico di visitatori, perché noi puntiamo ad avere un pubblico specializzato, selezionato, di interior designer, interior decorator, architetti e costruttori. Abbiamo capito che per fare business in Cina bisogna lavorare con loro, quindi come Salone del Mobile abbiamo deciso che svilupperemo proprio questa nostra attività di promozione in stretto collegamento con operatori cinesi. Certo, la scelta di Shanghai non è casuale, il rapporto che ci lega a questa città in realtà è lungo un secolo, se andiamo ad analizzare la storia, e ogni volta che interagiamo con un cinese e pronunciamo la parola Milano, di solito ci dice una frase che suona Milan shi shi ji zhe tu, ovvero Milano è la capitale del design. Nessun paese del sud-est asiatico può offrire infrastrutture, mercato interno in costante crescita, una solidità politica, un governo che non cambia da un anno con l'altro e, dulcis in fundo, per un'azienda straniera, la pianificazione economica che fa sì che si possa vivere sonni tranquilli nell'arco di un quinquennio, almeno, visto che una direzione una volta intrapresa non viene modificata. Ecco, queste sono caratteristiche che nessun altro paese può garantire. I dati, i numeri della vendita dei mobili, dell'export dei nostri mobili italiani in Cina ci dà delle informazioni importanti. Il 67% dei consumatori medio-alto spendenti va alla ricerca, pretende anzi, il mobile fatto su misura di qualità. Commercialmente significa che quasi due consumatori su tre di questo particolare mercato non vanno alla ricerca del mobile che esce dalla grande industria, dalla catena, diciamo, di larga scala, ma va esattamente alla ricerca di quel tipo di mobile che il nostro mercato, la nostra offerta, la nostra industria, guarda caso, è in grado di produrre. Il mondo della nostra impresa di natura familiare si basa esattamente su queste caratteristiche, quindi sembrano essere due pezzi del puzzle che vanno perfettamente ad incastrarsi. Ritengo che questo sia il momento giusto per un investimento come questo. L'economia cinese non ha più i numeri di crescita tumultuosa degli anni passati, però credo che si stia consolidando e che nei prossimi anni sarà un'economia solida e con un mercato certamente di grandissimo interesse. Del resto hanno scelto di liberalizzare la possibilità di avere il secondo figlio, e quale migliore dimostrazione di quanto i cinesi pensino di aver fiducia sul loro futuro.